No, oggi abbiamo organizzato presso la palestra della SD Taekwondo School uno stage tecnico di forme con la direzione del maestro Andrea Notaro, che è l'eccellenza del Taekwondo in Italia, attuale direttore tecnico della nazionale FITA ed ex campione del mondo. Questo serve per accrescere le capacità tecniche di base di tutti gli atleti e i praticanti di Taekwondo. Stage aperto a tutti i praticanti di questa nobile arte della Sicilia. Taekwondo a Palermo è ben diffuso, ci sono tante società che praticano e insegnano questa arte marziale, ma non solo nella città di Palermo, ma anche nella provincia. Abbiamo società anche sia a Bagheria che a Casteldaccia. Comunque è molto molto ben diffuso il Taekwondo oggi nella nostra provincia. Un'arte marziale che serve soprattutto non soltanto a difendersi, ma anche a trovare un equilibrio interiore. Sì, il Taekwondo nasce come arte marziale vecchia di più di 2000 anni ed è uno sport nazionale in Corea. In Italia è stato portato negli anni 60 dai fratelli Park e oggi il maestro Park Jung-il è il direttore, ex direttore tecnico e direttore sportivo della FITA. E è nata come arte marziale più che altro come arte di difesa, si è evoluta oggi come sport da combattimento e difatti siamo anche presenti alle Olimpiadi. L'approccio con il Taekwondo per i giovani è molto importante. Il Taekwondo è educazione fisica e mentale, dà la possibilità ai giovani di cimentarsi in quello che a loro piace e di poter emergere in qualcosa che è veramente importante. In Italia è uno sport da combattimento sufficientemente diffuso? Sicuramente sì, abbiamo vinto medaglie olimpiche, medaglia d'oro, medaglia d'argento, medaglia di bronzo nelle ultime Olimpiadi, quindi è molto diffuso e sta progredendo sempre di più. Invece questo stage a Palermo cosa l'ha portata a pensare? Questo stage innanzitutto mi ha fatto venire per la grande amicizia che ho con il maestro Pastella, mi ha invitato ed ho accettato con molto piacere. Penso che la Sicilia sia un bacino di atleti molto buoni che possono essere utili per la squadra nazionale. Diciamo che possiamo progredire, come ho detto prima ai ragazzi, possiamo progredire perché hanno degli esempi che devono seguire e che fanno sì che loro possano emergere in ciò che fanno. Lei poc'anzi ha parlato di Taekwondo a 360 gradi. Sì, il Taekwondo a 360 gradi, la mia non più giovanissima età mi permette di poter dire questo, nel senso che il Taekwondo è a 360 gradi, forme, combattimento, tecniche di colpitore, di rottura, difesa personale un po' a 360 gradi, quindi una persona che si accinge a fare questo è giusto che conosca tutti gli aspetti del Taekwondo.